Massimiliano Favo in collegamento telefonico, grande capitano storico. Ciao, grazie per essere stato e per essere con noi in questa serata particolare. Sappiamo che stai guardando il posticipo di B. Ciao Massimiliano. Buonasera, buonasera a tutti. E allora, intanto, diciamo, un pensiero particolare va a Giorgi, che è stato un giocatorino che hai allenato, no? Ma sì, è stato con me nella primavera dell'Ascoli. Era un trequartista che aveva delle grandi potenzialità di resistenza aerobica con dei grandi piedi, però secondo me è stato capace di trasformarsi, grazie proprio a questa sua capacità aerobica, a diventare un grandissimo laterale che riesce a usare i suoi piedi buoni e allo stesso tempo essere utile alla squadra. Potrebbe fare l'esterno, diciamo, di questo centrocampo a 4 di Gasperini, un po' come è stato utilizzato ieri, cioè non soltanto in una soluzione di emergenza, ma con continuità? Ma secondo me ha qualche problema difensivo, perché poi sappiamo tutti che giocare a 3 significa a volte fare il terzino sinistro quando la palla è sul lato opposto. Quindi non è propriamente la sua capacità e non è nelle sue corde. Se diventa una cosa, diciamo, funzionale alla squadra, per abnegazione la può fare, ma non credo che lo possa fare con continuità. Ti presento una, diciamo, leva emergente del giornalismo palermitano, Salvatore Geraci. Oh, ma sì, ciao. Come... Hai visto? Lui si è messo a ridere in mezzo a certo. Ma come faccio io una domanda a Massimiliano? Massimiliano è stato non un capitano soltanto, è stato un grande compagno. La dote più grande di Massimiliano, e la ritroviamo anche ora perché ora ha dato una risposta lucidissima, è quella di essere veramente uno senza peli sulla bocca. E come te lo trovavi davanti, te lo trovavi quando parlava con gli altri per conto tuo? È stato sempre un ragazzo esemplare. Solo che la cosa che sulla quale ci siamo sempre detti perché, lui in effetti era un giocatore che oggi avrebbe giocato stabilmente nel Paris Saint-Germain, perché i ragazzi che vediamo oggi erano i Favo di allora. Credimi, io non so quanti tu ricordi, tu sei più giovane. Quanto... Lo ricordo. Sì, ma nel dettaglio è stato veramente un giocatore di enorme spessore. Che purtroppo non ha avuto il rendimento che... Lasciamo perdere la preistoria, parliamo del presente. Quindi dal giurassico parliamo... A me piacerebbe diventare un allenatore di un certo spessore, quindi per quanto riguarda il passato, ormai quello che è stato dato è stato dato. Vabbè, senti, io ti chiedo, quanta qualità c'è in questo Palermo da dire posso stare tranquillo? Perché io francamente, tranne Miccoli, non è che stia tanto tranquillo. Non c'è assolutamente una grande qualità, soprattutto in mezzo al campo. L'intuizione di Gasperini, secondo me, è quella di mettere un giocatore tecnico nella linea di difesa, che può agevolare l'azione in partenza avendo in mezzo al campo solo mediani incontristi. In effetti il Palermo può migliorare con l'azione da dietro, in modo da arrivare il più velocemente possibile sugli attaccanti e poi magari giocare sulla seconda palla. Migliorare, sono d'accordo con Totò, per migliorare lo spessore di questa squadra c'è bisogno di un giocatore dai piedi buoni in mezzo al campo. Massimo Norito di Repubblica. Ciao Massi. Oh, ciao Massi, grande. Stai bene? Sembra che c'hai 50 anni da come ti stanno presentando qua oggi. Senti, volevo chiederti... Sono tutti amici che ritrovo telefonicamente, che non sento da tempo, quindi... Mi fa piacere risentirti. Poi ci risentiamo magari in privato a telecamere spente. Ti volevo chiedere una cosa, ma visto, diciamo, da chi ha vissuto un certo tipo di Palermo, come si vede il Palermo invece di oggi, diciamo il Palermo che sino a qualche tempo fa era il Palermo dei nazionali, il Palermo della finale di Coppa Italia, il Palermo di Pastore e via dicendo. Qual è la vera dimensione del Palermo? Cioè, dove questo Palermo è giusto che stia? Allora, io potrei riassumere che il nostro è il Palermo del sentimento, dell'era dello stadio, dove la gente viveva la partita al campo. Questo è un calcio diverso, un calcio più industriale, più mediatico.
per un certo periodo ho creduto anch'io che il Palermo potesse fare il grandissimo salto di carriera proprio con l'arrivo di questi grandi giocatori, Cavani, Pastore. In questo momento c'è un po' di crisi di talenti rispetto a quello che era il Palermo di poco tempo fa, però è pur sempre bello vedere una città di 1 milione di abitanti stare stabilmente a certi livelli, quindi è nell'interesse di tutti, credo, i palermitani, tenersi stretta questa categoria fino all'osso, perché abbiamo insieme vissuto dei momenti molto difficili che sotto certi aspetti sono stati belli, ma forse è meglio dimenticare rispetto alla realtà che c'è adesso. Paolo Mannini, Corriere dello Sport. Ciao Massimiliano. Ciao. C'è un DNA strano che ha sempre accompagnato il Palermo, e su questo ti volevo fare questa domanda perché magari puoi aiutarci. Palermo domenica gioca in trasferta a Genova, fino adesso in trasferta ha fatto tre sconfitte e 0 gol, l'anno scorso ha vinto una sola volta su 19 partite. Diciamo che anche nel passato il Palermo più romantico di cui parlavi tu era un Palermo che sfruttava al meglio il grande affetto dei propri tifosi al Barbera, ma che fuori casa magari non ha mai ottenuto quello stesso tipo di rendimento. Può esserci, non lo so, è qualche cosa nell'acqua, nell'aria della città, nel colore della maglia, è una battuta naturalmente, dico, perché secondo te esiste questa differenza di rendimento che non dovrebbe essere neanche una cosa da grandi squadre, perché la squadra se ha un gioco ce l'ha in casa o ce l'ha fuori uguale. Ma questa è una prerogativa che ha avuto il Palermo sicuramente in Serie B e in Serie A, in Serie C no, voglio dire, quindi abbiamo la nostra dimensione e probabilmente è sicuramente l'aspetto della favorita da una spinta notevole, io la chiamo sempre favorita perché per me la favorita Renzo Barbera, poi tu favorita dire. Ti ricordi anche fatto, qualcosa, diciamo, questa battuta l'abbiamo fatta per anni e poi non era neanche vero, non era no, spieghiamo allora, perché la figlia di Massimiliano Paoleri si chiama Rita, non è così, tutti pensavano che la chiamerai Rita, la chiamerai Rita perché favorita. Favorita era una giusto Massimiliano, giusto. Invece non si chiama Rita, no, ma nella realtà mia figlia si chiama Alessandra Rita. Hai visto che allora si è visto perché mia moglie dopo 4 aborti fece un voto a Santa Rita, quindi effettivamente si chiama Alessandra Rita. Da questo doppio nome ne uscì questo titolone del Corriere dello Sport, è nata Favo puntini puntini Rita, che tra parentesi è una pagina che contempla ancora. Vedi, ogni tanto ci si può anche divertire a fare questo mestiere. Certo. Ritornando al discorso di prima, certamente ci vuole un'ideologia di gioco ben radicata in una squadra e soprattutto giocatori di grandi personalità. In questo momento probabilmente il fatto di cambiare tanti allenatori incide perché non c'è una fisionomia che duri nel tempo e nello stesso tempo non ci sono dei giocatori dalla spiccata personalità che possano portare avanti un'ideologia di gioco. Ignazio Arcoleo per Massimiliano Favo, poi se non ci sono altre domande da qualche telespettatore aspetto un segnale da Francesco Caruana e dalla regia, ti liberiamo per vedere il posticipo di Ignazio. No Massimiliano, io solo volevo farti tantissimi complimenti perché sentendoti parlare si avverte chiaramente tutta la tua passione, la tua competenza, il tuo garbo e soprattutto la tua conoscenza diciamo delle cose del calcio. A questo punto ti auguro veramente, ma te lo auguro con tutto il cuore, di coronare questo tuo sogno di diventare un grandissimo allenatore, perché sentendoti parlare è veramente una delizia. Mi piacerebbe vedere qualche tua squadra così che possa dare, come io penso che sia, questo meraviglioso giudizio sull'allenatore Massimiliano. Ma magari nel Palermo, tanto ne cambia tanti il Palermo che prima o poi ma ti ci vedi sulla panchina del Palermo Massimiliano? Ma non lo so, io l'anno scorso ho avuto una brutta esperienza ad Ancona, per modo di dire, perché poi ero secondo in classifica a 3 punti dalla prima con 9 vittorie su 13 partite e 2 pareggi. Il presidente voleva cambiare dei giocatori, io mi sono opposto, questa mia personalità mi ha fatto pagare Lazio, perché poi ha mandato via me, anziché mandare via i giocatori ero secondo in classifica. Proprio oggi ho avuto una proposta di una squadra che sto valutando, che deciderò a giorni, però è logico che non è facile nel momento in cui può essere un problema essere un allenatore di personalità in un calcio che travolge uomini e cose. E che avemmo fa?
qualche yes man. Dire, Ignazio è una persona del genere, voglio dire, come allenatore è stato un grande allenatore, è un grande allenatore, adesso anche lui è fuori, ma chi ha delle idee dà sempre fastidio probabilmente. Massimiliano, io ho pagato, però non pagare pure tu, datti. Vedi che no, è brutto. Ma io dico che chi ha il coraggio delle proprie idee deve andare avanti, senza compromessi. Bravo Massimiliano. Bravo Massimiliano. Altrimenti non si potrebbe guardare allo specchio la sera. Bravo, no? Massimiliano. Ma diciamo che la proposta ti arriva da una società il cui presidente, insomma, è un po' padre padrone, quindi mette un po' così in bilico questo tuo credo, questo tuo pensiero. Ci stai riflettendo per questo motivo o c'è dell'altro? No, io non faccio riferimenti, è logico che chi viene a Palermo sa con chi ha a che fare, nel senso che sa benissimo che ne può pagare le conseguenze, è una scelta, c'è chi magari l'accetta e c'è chi magari diversamente non la potrebbe accettare, ma si sa che chi va con Zambarini, Cellino è a rischio, ma perché ormai le statistiche parlano chiaro, al di là del fatto economico che magari può essere vantaggioso, dei contratti pluriennali, però ognuno ha la sua idea, la sua testa, sa benissimo che andare a Palermo diventa una cosa rischiosa se non vinci tutte le partite. Grazie Massimiliano. Allora, se ci sono un paio di domande da casa per te, se no possiamo tranquillamente salutarti, ti lasciamo al posticipo di B. Francesco, ci sono domande per Favo? Da capitano a capitano, cosa pensi della situazione contrattuale di Miccoli? Ma Miccoli è un fuoriclasse, ma un fuoriclasse prima di tutto per l'affetto che dimostra, a parte le tecniche, e per la professionalità che sta dimostrando nei confronti della maglia che indossa, insomma. Ogni volta deve dimostrare, ho sentito un'intervista molto giusta, però il calcio è questo, purtroppo quando metti la maglia devi sempre dimostrare di valere, perché c'è l'età, perché c'è chi magari pensa che non sei quello che può sembrare poi, o che sei in effetti, perché poi Miccoli non so per quale ragione al mondo si porta una nomea dietro di un giocatore un po' particolare, di una personalità un po' stravagante, nella realtà è un giocatore che fa la differenza e secondo me in questo Palermo non si può prescindere da un giocatore che fa la differenza. Se ce ne sono ancora, Francesco, se no salutiamo Massimiliano Favo. Sì, l'ultimo, Luca, da parte di Filippo, che ci chiede se veramente Sannino era il capo espiatorio di questo Palermo, ci sarà tutta colpa sua. Ma Sannino non può essere il capo espiatorio uno che lavora così poco. Il discorso Mourinho, mi ricordo quando è arrivato in Italia, ha detto delle parole, al di là di quello che posso pensare di Mourinho, che prima di vedere all'opera la mano dell'allenatore si deve aspettare almeno 2 mesi e poi iniziare a capire se c'è o non c'è. Purtroppo questo tempo non gli è stato dato e probabilmente Sannino, che è una persona viscerale, che deve entrare in empatia con i propri giocatori, con tanti stranieri lì non c'è riuscito. Ringraziamo Massimiliano Favo, ti liberiamo, grazie per essere stato a Rosa e Nero con noi, in bocca al lupo per la tua scelta a breve, per questa così proposta che ti è arrivata, ovviamente poi per la tua carriera da allenatore. Tra l'altro Massimiliano Favo è stato protagonista, grazie agli amici di Rosa Nero Storia, ci hanno fatto recuperare il filmato della famosa acchianata di Santa Rosalia con una scommessa persa con Marco Serra, quindi l'acchianata di Favo e Buoncammino la potete rivedere tra l'altro sul nostro canale di YouTube Rosanero TRM, vai a cercarla anche tu, ma so che l'hai vista, Massimiliano. C'ho la cassetta. Ecco, hai visto? Grazie a Massimiliano Favo per essere stato con noi, Rosanero. Un bacione a tutti i presenti, grazie. Ciao, bocca al lupo Massimo.